Gli agenti della squadra mobile della Questura di Cagliari e del commissariato di Quarto Sant'Elena hanno compiuto tre distinte operazioni antidroga che hanno portato all'arresto di tre persone e al sequestro di stupefacente. I falchi della Questura hanno fermato una donna quarantenne di Cagliari che all'interno di una cantina in via Piero della Francesca custodiva un ingente quantitativo di droga. Gli investigatori della squadra mobile hanno fermato per un controllo la donna che ha consegnato spontaneamente agli operatori una bustina con 5 grammi di cocaina. I poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione alla cantina, svolta con l'ausilio dell'unità cinofila della Guardia di Finanza di Cagliari, che ha consentito di ritrovare due buste nylon con circa 120 grammi di cocaina, oltre a varie buste di plastica contenenti 2 kg di marijuana. La donna è stata arrestata ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. In altre due operazioni antidroga, svolte a Malacaragonis dagli agenti del commissariato di Quarto Sant'Elena, in collaborazione con il reparto cinofili di Abbasanta, è stato arrestato Marvin Tiarche Winston Lee, un 22enne tedesco che è stato bloccato su precise segnalazioni fornite dalla cittadinanza. I poliziotti nell'auto gli hanno trovato una bomboletta spray col tappo modificato, all'interno della quale erano nascosti 150 grammi di marijuana suddivisi in 13 bustine. All'interno dell'abitazione gli agenti hanno sequestrato 9 piante di canapa in piena infiorescenza, oltre a 700 grammi di marijuana. Sempre a Malacaragonis, gli investigatori hanno arrestato un uomo, Mauro Angioni, di 45 anni, nella cui abitazione sono state trovate 19 piante di marijuana in piena infiorescenza.